differenti e il meteo prevede che il freddo continuerà ancora. Daniele Piva, un fenomeno che sicuramente è stato intenso, ma che poteva essere gestito. Se non altro così fanno la gran parte delle città del nord Europa che devono affrontare questo tipo di episodi con una frequenza molto più alta che da noi. Fa riflettere, per esempio, che il capo della Protezione Civile di Roma sia ad interim e non sia operativo H24. Fa riflettere, insomma, quanto la città e i cittadini soprattutto ha dovuto affrontare. Ah, sì, io devo dire, smentirò un po' la notizia, però francamente questi grandissimi disagi, situazione ben diversa da quella del 2012 e lo so, però rispetto a quella di 6 anni fa non li ho registrati. La scelta di, ad esempio, chiudere non gli uffici pubblici perché quella è una decisione di competenza della prefettura, ma la scelta di chiudere le scuole per la quale il sindaco è stato criticato, a mio avviso invece, si è rivelata fondata perché il ghiaccio, appunto, su strada, accompagnare i figli la mattina, insomma, poteva creare dei disagi e anche dei problemi di sicurezza. Quindi io credo che, e tra l'altro Roma non è una città di neve, nel senso che ormai possiamo dire nevica quasi ogni 6 anni, però anche i mezzi, per esempio, comprarli sarebbe uno Ha spreco di ragione, forse il risorse. primo giorno può essere una soluzione tampone, il secondo giorno però è difficile accettarlo, insomma ci sono i mezzi per liberare le strade e permettere ai genitori di accompagnare i propri figli a scuola. Ma io penso che, francamente, lo dico, non sono genitore, però preferisco una situazione di prudenza che naturalmente può creare qualche disagio, per carità, rispetto ad una situazione di imprudenza che esponga, taluno a un problema di sicurezza. Tutto il nostro paese. Poche settimane fa ci siamo trovati costretti a raccontare l'incidente ferroviario di Pioltello, sempre di una rete ferroviaria precaria o traballante in alcuni punti si è trattato. Che cosa necessita il nostro paese? Ma non credo ovviamente questo sia legato a Roma, peraltro dico alla collega che Appunto, ribadisco. sto cercando di allargare la riflessione. Abbiamo già parlato ampiamente della capitale, non voglio legare assolutamente i due fatti. Volevo andare in un'ottica di considerazione più ampia. Per noi la sicurezza nel trasporto ovviamente è una priorità, così come la puntualità. Mi spiace invece altro, cioè di aver letto che un Torino-Reggio Calabria, ad esempio un treno, ha avuto 9 ore di ritardo ed esprimo massima solidarietà alle persone che si trovavano a bordo e che probabilmente non hanno potuto onorare i loro impegni, le loro attività, quindi questo senz'altro. È chiaro che qui ci vogliono investimenti in sicurezza, io penso che il personale addetto sia un personale competente, non credo di vivere in un paese in cui diciamo, viviamo all'arrembaggio, quindi ho fiducia anche nelle persone e è evidente che la politica fa il suo mestiere quando censura quello che c'è da censurare, quindi qui poi si apre. Per esempio, nei casi degli incidenti, ovviamente un'indagine, ci sono anche magistrati che devono fare il loro lavoro, ma naturalmente dare l'aiuto e il sostegno, perché parliamo di aziende ovviamente a partecipazione statale, anche attraverso non solo mezzi, ma e quindi risorse, ma la scelta di manager che siano competenti e adeguati. E noi, come lei sa benissimo, conduciamo ormai da tempo una battaglia un po' nel settore delle partecipate in generale, quando non servono intanto le tagliamo e tagliamo anche i posti nei consigli di amministrazione e gli stipendi, ma soprattutto anche per esempio nella sanità, cerchiamo e anche nella RAI, nel servizio pubblico televisivo, di premiare il merito, cioè di premiare la competenza anche nella gestione di questi problemi, che sono i problemi più importanti, e non invece la logica di appartenenza o meramente di fedeltà o addirittura del bancomat della Chiaro. politica che mette le persone che non riesce a mettere nelle istituzioni invece in aziende che servono i cittadini e i cui servizi sono poi di bassa qualità. Chiudo con lei, il Movimento 5 Stelle che starebbe lavorando ad un programma da estendere anche ad altri partiti qualora non raggiungeste la maggioranza, perché state rivalutando gli oppositori avendoli considerati il male fino a poco fa? Il male continuiamo a considerarlo nel senso che non ci fidiamo di nessuno, semplicemente abbiamo Però un siete candidato disposti a premier. collaborarci? Questo l'abbiamo sempre detto, nel senso che noi collaboriamo sulle cose da fare. Il Parlamento deve assumersi di nuovo il suo ruolo di centralità che la Costituzione peraltro assegna. Noi abbiamo un programma, se saremo la prima forza politica il 5 marzo avremo il nostro programma e potremo metterlo a disposizione di chi vorrà stabilire con un contratto un calendario di cose da fare perché
ovviamente si può anche cambiare, si possono cambiare le cose anche così, e chi vorrà potrà, senza scambi di poltrone, senza accordi su ministri, potrà dare il suo consenso. Vedremo quando noi chiederemo ad esempio il reddito di cittadinanza se Forza Italia e centrodestra voteranno no quando propone il reddito di dignità, che è molto simile. Sono il male, ma non poi così male all'occorrenza. Non è male, esatto, ma non è un problema di persone. Guardi, noi siamo sempre abituati a pensare che cosa mi danno, presto il consenso e quindi cosa prendo. Qui si tratta di dare agli italiani, non solo un governo, ma, come diceva prima il collega Maira, delle cose da fare, delle risposte a problemi concreti, perché la gente delle alleanze, delle poltrone, dei ministeri, sinceramente si interessa poco, vuole la risoluzione dei problemi. Daniele Piva del Movimento 5 Stelle, la ringraziamo.